bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui con questo nuovo tutorial che spero vivamente vi piacerà, perché a me piace da morire. Io ho utilizzato questi colori che sono, in particolare l'arancione, che magari se non vi piace potete utilizzare ovviamente qualsiasi altro colore, non c'è bisogno che ve lo dica, ma ragazzi vi posso assicurare che secondo me l'arancione ha un bellissimo effetto sugli occhi castani, li fa risaltare tantissimo, mi piace tantissimo. Niente ragazze, poi come vi spiegherò tra poco prima di cominciare il video, ho deciso di optare per questo look un po' più strutturato, un po' più intenso e più penetrante, visto che io realizzo sempre dei make up abbastanza naturali e portabili per tutti i giorni. Non vuol dire che questo non sia portabile, anzi secondo me è bellissimo. Ovviamente non la mattina per andare a fare la spesa, poi ovviamente ve lo potete mettere anche per fare quello, potete fare quello che volete, però per una bella serata, per un evento, è veramente bello. Magari a volte la cat crease viene sottovalutata, comunque viene vista come qualcosa di troppo elaborato, invece magari comunque sfumata, non una cosa marrone o nera marcatissima tipo fatta con l'eyeliner, però è portabilissima e dà un effetto di palpebra mobile molto più ampio, uno sguardo più bello, due occhi più grandi, bellissimo. Quindi come vi dicevo appunto, ho realizzato questa cat crease sfumata col marrone, questa palpebra con l'arancione e ho ripreso questo trucco da un trucco che ha realizzato mia sorella per uno shooting che è fantastico, vi metto qualche foto. E poi mi ero dimenticata che l'aveva realizzata anche su di me, ovviamente con delle differenze, quindi è stato rivisitato, è stato preso il mood generale del trucco, però comunque l'ossetto è cambiato, la matita all'interno c'era, l'altra volta non c'era, nell'altro trucco ancora invece non c'era, insomma l'ho rivisitato ancora una terza volta ed è un look che mi piace tantissimo, secondo me è stupendo per un sacco di occasioni, per esempio in questo shooting era fantastico perché è romanticissimo, in questo prato, questo arancio, poi i giochi di luce sono stati accentuati dalla fotografia, cioè dalla modifica della foto successiva, insomma è stato stupendo. L'abbiamo realizzato per un altro shooting io e mia sorella, per quanto mi riguarda vi metto qualche foto anche del mio trucco. Però ragazze, anche per tutti i giorni è un trucco bellissimo, come vi dicevo, se magari volete utilizzarlo per qualche altra occasione, non volete l'arancio, potrete utilizzare qualsiasi altro colore e sarà secondo me stupendo. Sulle labbra questo color corallo, molto leggero ed idratante, poi vedrete cosa ho applicato nel tutorial. Io spero che questo video vi piaccia, che possa esservi utile e possiate utilizzarlo per qualche occasione, per qualche evento, per una serata e vi piaccia e vi faccia fare bella figura soprattutto. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Allora ragazze, quello che andiamo a fare oggi è un trucco un po' più strutturato, visto che come avrete avuto modo di vedere io realizzo sempre trucchi molto portabili, molto naturali, perché poi sono quelli che fondamentalmente mi piacciono, anche perché penso che voi che guardate i video, la maggior parte di voi siano persone normali a cui piaccia magari il make-up e che vogliono un trucco da poter portare tutti i giorni, magari per un'occasione un po' più speciale, qualcosa di più elegante, un rossetto più importante, però a grandi linee cose più portabili e per tutti i giorni, quelli che poi faccio e fare io nella mia normalità, quindi questo è quello che faccio. Mia sorella invece, essendo makeup artist, fa trucchi più strutturati che piacciono a persone magari più estrose, che li metterebbero appunto anche tutti i giorni, e quindi anche per questo secondo me è stato bello decidere di collaborare per dare appunto, come vi dissi tempo fa, delle visioni diverse di una bellissima arte che è quella del make-up. Ad ogni modo, nella vita è sempre bello secondo me sperimentare, fare, smentirsi eccetera, e quindi questo non vuol dire che a me non piacciono i trucchi estrosi, particolari, un po' più eccentrici, più strutturati. Proprio per questo oggi ho deciso di andare a realizzare un trucco sempre ovviamente nel mio stile, però qualcosa di più strutturato, perché andrò a realizzare, praticamente vi metterò la foto di un trucco che ha realizzato mia sorella per un set fotografico, uno shooting fotografico che trovo veramente stupendo, che ha l'arancio come base sugli occhi, ha una bella cut crease che delinea bene la palpebra mobile, quindi la rende molto più ampia e più grande, una bella riga di eyeliner sottile, un rossetto rosato, ed è veramente un trucco romantico ma comunque appunto strutturato, bello, ben impostato.
Senza parlare oltre, voi ormai penso l'abbiate capito che io poi quando comincio a parlare mi perdo un po' in chiacchiere. Andiamo subito a cominciare. Per prima cosa, ovviamente, vado a prendere il primer. Io utilizzo il primer occhi della Puro Bio, è un colore abbastanza aranciato. Io prima lo applicavo sempre con le dita, ma è da un po' di tempo che invece mi piace usare, cioè da pochi giorni in realtà, questa settimana, l'ho iniziato ad utilizzare invece con il pennellino, un pennellino a setole dure e sintetiche. Ragazze, mi sto trovando benissimo perché mi prende bene il prodotto, me lo stende per bene, in maniera omogenea, mi sta piacendo tantissimo applicarlo così e quindi appunto lo applicherò con il pennellino. Allora, una volta applicato il primer, procedo con la correzione dell'occhiaia nell'angolo, appunto, quest'angolo del naso, che sapete che io ci tengo particolarmente perché è la parte in cui ho più occhiaia. E quindi vado a prendere i miei due correttori di sempre, uno un po' più aranciato e uno un po' più color carne, e li applico con un pennellino piccolino da precisione, questo è della Real Techniques. Adesso ragazze, vado a prendere una matita marrone, nel mio caso vado ad utilizzare la matita Teddy di MAC e appunto con questa matita vado a tracciare la mia cut crease in maniera abbastanza leggera perché poi la andrò a sfumare. Fatto questo lavoretto, vado a prendere un pennellino, due fibre, questo è di Zoeva, il numero 229, e vado a sfumare leggermente. Vado a prendere un pennellino da precisione di questo genere, che ha punta ed è abbastanza rigido, come vedete, sono molto fitte le setole, e vado a prendere un marrone opaco. In questo caso io utilizzerò Coffee di Mulac e riprendo la riga che ho tracciato con la matita sfumandola leggermente, ma calcandola con questo marrone che la rende più netta, ma comunque più sfumata. Fatto questo, vado a prendere ora un pennello più ampio da sfumatura e con Toast di Mulac sempre, vado leggermente a sfumare e a rendere più appunto sfumata questa finta piega dell'occhio. Rendo la sfumatura quindi un po' più ampia. Adesso vado a prendere il colore principale che utilizzerò su tutta la palpebra mobile, quindi anche un po' di quella fissa, dato che andrò fin sotto la cut crease. Vado a prendere un pennello piatto a lingua di gatto e prendo poi il colore arancione opaco della palette di Mulac che si chiama Gypsy. Cerco di non lasciare nessuno spazio vuoto, quindi vado bene anche, scusatemi il telefono, ora tolgo la suoneria, Federica. E vado quindi ad applicarlo per bene senza lasciare spazi vuoti. Fatto questo lavoro, vado a prendere. Io piego prima le ciglia, metto il mascara e poi vado con l'eyeliner. Perché, come vi ho già detto in un altro video, facendo in questo modo ho più facilità a mettere l'eyeliner perché ho già le ciglia in piega e quindi mi fanno da base, diciamo. Perché alle prime armi, secondo me, è un buon metodo di cominciare a mettere l'eyeliner. Adesso ragazze, prima di andare ad applicare l'eyeliner, lascio asciugare il mascara per mettere bene in piega le ciglia e vado a prendere un pennello a setole piatte di questo genere e prendo un po' di Coffee di Mulac per andare leggermente a definire la rima ciliare inferiore. Vado a scurirla leggermente. Poi vado a prendere la Bombay Black di Nabla e la applico nella rima interna dell'occhio. Una volta, ragazze, che si è asciugato il mascara, vado ad applicare l'eyeliner e quindi piano piano parto dalla codina. Io traccio sempre, poi ognuno lo fa in una maniera diversa. Io comunque parto sempre dalla codina, quindi traccio prima la codina seguendo le mie ciglia naturali, quindi con l'occhio aperto vedo le mie ciglia in che maniera vanno e quindi traccio
la riga come se fosse anch'essa una ciglia praticamente. Poi cosa faccio? Chiudo l'occhio, ricongiungo questa virgola e poi traccio piano piano la rima tenendomi vicina vicina alle ciglia. Quindi l'uno di prima con un po' di coffee e vado praticamente a congiungere come se ricongiungessi la cut crease con la riga di eyeliner, creando proprio questa palpebra mobile gigante che veramente ha un effetto ottico bellissimo, mi piace tantissimo, rende l'occhio gigante. Ora prendo un po' con un pennello un po' più grande, prendo un po' di On Matte di Mulac e vado a sfumare sotto l'arcata sopraccigliare, quindi per illuminare con un colore opaco. Poi con un pennello da sfumatura vado un altro po' a sfumare il marrone che ho applicato per fare la cut crease con un po' di Toast di Mulac sempre. Guardate che belli. L'ultimo step è quello di prendere un po' di mascara. Io non utilizzo quello waterproof per quanto riguarda le ciglia inferiori e lo vado ad applicare appunto sulle ciglia inferiori, insistendo nella parte esterna. Adesso ragazze prendo un po' di correttore, questo è l'Under Eye Concealer di Nabla 1.0, faccio due puntini sotto l'occhio e poi vado a sfumare con il mio fantastico pennello morbidissimo della Real Techniques, come sempre, sfumo per bene pulendo anche appunto al di sotto dell'occhio, eventuali macchie o comunque sbavature, e seguo appunto la riga di eyeliner. Ora ragazze, dopo aver realizzato la base con il mio fondotinta Sublime di Puro Bio nella colorazione 02 e il fondotan di Avril nella colorazione Claire, quella più chiara, ho incipriato il tutto con la cipria di Benecos, vado leggermente a scolpire il viso con un pennello del genere che mi va proprio per bene a sagomare lo zigomo, quindi così lo applico proprio al di sotto dello zigomo e sfumo verso l'alto. Utilizzo la terra di Avril che si chiama La Poudre nella colorazione Doré. Applico l'illuminante e oggi vado ad applicare una miscela di Étoile di Neve e un po' anche di Christine di Nabla. Una è un po' più sullo champagne rosato e l'altra un po' più sul giallastro, diciamo, e li applico con questo pennello di Zoeva, che è il pennello numero 134. Ok, e dopo aver illuminato vado con un po' di blush e siccome non voglio usarne uno non troppo rosato, comunque visto che ho utilizzato un arancione sugli occhi come ombretto, vado a prendere questo qui che è una via di mezzo, quello della Essence ed è il numero 70 Kissable. Lo applico con questo pennello, il blush brush della Real Techniques, e sfumo andando verso l'alto. Questo mi sembra perfetto perché non è né troppo aranciato né troppo rosa, è una bella punta di malva, veramente naturale, bellissimo. Arrivo leggermente ancora sul naso a mo' di abbronzatura, quindi facciamo un po' di effetto mascherina e va bene così. L'ultimo step, ragazzi, sono le labbra ed io non sono voluta né andare ad utilizzare un colore troppo matte né uno troppo lucido, quindi lucida labbra. Ho deciso di utilizzare questo rossetto che è della Max Factor e si chiama Pink Brandy numero 825, che è questo bellissimo color corallo, molto cremoso e bellissimo sulle labbra. Io ho già una punta di tinta labbra che mi è rimasta, non la vado a togliere, quindi la lascio come base, così avrò il rossetto un po' più pigmentato. Dopo averlo applicato, siccome non voglio un effetto troppo pieno del rossetto, lo tampono un po' con della carta. Questo è un metodo che mi piace tantissimo d'estate, sto scoprendo, e il look è terminato.